io sono Laura Castelli, sono anch'io portavoce alla Camera in commissione bilancio. E quando si dice Alessandria bilancio, insomma, c'è da piangere. E c'è da piangere ancora di più se pensiamo che la candidata sindaco del Partito Democratico è la stessa che lascia il comune con questo disastro conclamato. E c'è da piangere ancora di più se pensiamo che appartiene allo stesso partito che per anni ha fatto enormi tagli agli enti locali. Però c'è da guardare fisso l'obiettivo, che è quello di ridare agli alessandrini la dignità di stare in un comune bello come Alessandria, la dignità di permettergli di accedere ai servizi essenziali in nome del diritto di averli e poterne usufruire, e non in nome di quei tagli per cui dall'austerità europea in giù ci si costringe a vivere questo stato delle cose. Magari Alessandria ha ancora una parte di società che sta bene, che magari non se ne accorge, ma ne ha altrettanta che se ne accorge come, e il divario sociale è sempre più ampio. E quello che noi proponiamo, che vi stiamo raccontando oggi, è un modo diverso di fare questa politica, in rete, con le buone pratiche. E il Movimento 5 Stelle lo fa con due strumenti in questo momento. Uno è il sito dei comuni 5 Stelle, lanciato qualche giorno fa, che raccoglie tutto ciò che sono i risultati dei comuni governati dal Movimento 5 Stelle, che vi invito a cliccare, perché ha dentro veramente un sacco di risultati che magari nel corso delle nostre vite li avessimo visti realizzati da altri sindaci di altri colori politici, magari quando il Movimento 5 Stelle non esisteva. Oggi il Movimento 5 Stelle è in grado di realizzarli e anche in qualche modo di essere orgoglioso di averli raggiunti, con comuni grandi e meno grandi, quindi esperienze di tutti i tipi. E poi c'è un altro grandissimo strumento, che è quello di Rousseau, nel quale c'è una sezione dedicata a tutti i provvedimenti, a tutti gli atti ispettivi, a tutte le deliberazioni che il Movimento 5 Stelle fa in tutta Italia, e quindi è un bacino dentro il quale si può andare ad attingere per risolvere o provare ad affrontare qualunque tipo di problema, sia in maggioranza che in opposizione. Qui parliamo di un comune che vorremmo andare a governare, vogliamo andare a governare, convinti che non ci sia più tempo per lasciare spazio ad altre forze politiche che già hanno dimostrato, direi, ampiamente i loro fallimenti. E in questo la nostra forza è quella di essere, come dire, tutti collegati e connessi a tutti i livelli, e quindi riuscire a dare tutto ciò che serve, perché guardate, i partiti normalmente ne fanno cattivo uso del collegamento che c'è tra le varie istituzioni, perché magari si fanno la marchetta in Parlamento per il comune. Noi non ragioniamo in questo modo. Noi ragioniamo in una maniera per cui il sindaco che per il Movimento 5 Stelle porta avanti un programma scelto dai cittadini possa migliorare la vita dei cittadini, grazie anche al sostegno e all'aiuto di chissà in altre istituzioni, in regione, in Parlamento o in Parlamento europeo. Ed è una grandissima differenza, e non sono solo parole, ma sono fatti confutabilissimi che si possono trovare negli atti che presentiamo. Quindi il mio in bocca al lupo va al nostro candidato sindaco, alla squadra e un po' a tutti noi che ci mettiamo tutti insieme, ci abbiamo messo in questi anni molta forza di volontà, e speriamo di dare veramente una sferzata per poter cambiare le cose, che insomma ad Alessandria sono tantissime. Grazie.